Nelle ultime puntate della sesta stagione Guarnieri molla Adelaide e scappa via con la stilista del grande magazzino milanese. Colpo di scena in arrivo al paradiso delle signore. Nelle ultime puntate della sesta stagione la quarta Daily avviene la rottura definitiva, tra Umberto e Adelaide. Guarnieri, dopo vari dubbi e tentennamenti, decide di seguire il suo cuore e insegue la giovane Flora Gentile, in partenza per l'America per dimenticare l'uomo che tanto l'ha fatta penare. Ad anticipare il grande finale di stagione al settimanale di Più è stato Roberto Farnesi, che presta il volto a Umberto Guarnieri da ben 4 anni. Un uomo cinico e poco interessato ai sentimenti che, a quanto pare, è pronto a cambiare per amore della figlia di Achille Ravasi. Nel finale di stagione del Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 venerdì 29 aprile Umberto Guarnieri capisce di aver mentito a se stesso e di amare davvero Flora, con la quale ha avuto una notte di passione. Lascia così tutto, la contessa Adelaide e la villa, e scappa via con la stilista del grande magazzino milanese. Roberto Farnesi ha confermato che Umberto e Flora tornano anche nella settima stagione del Paradiso delle Signore, prevista a settembre su Rai 1, non so dove andranno a vivere, ma ci saranno. Il commendator Guarnieri non resterà senza casa. Adelaide cercherà vendetta e sarà uno spunto interessante e divertente per la prossima stagione. Dunque, dopo la dichiarazione d'amore di Umberto Guarnieri, Flora Gentile non vola più in America per riprendere il suo lavoro a Broadway, ma resta al Paradiso delle Signore, dove era stata fortemente voluta dal proprietario Vittorio Conti. Quest'ultimo l'aveva scelta come sostituta di Gabriella Rossi. La creativa deve però fare i conti con Adelaide, diventata la nuova socia dell'attività. La nobildonna riesce infatti a impossessarsi delle quote che Dante Romagnoli ha sottratto in precedenza con l'inganno proprio a Umberto Guarnieri.